Make me lose.
Wow. Made me harder, made me lose my breath, made me water. La canzone più bella di adesso alle 20:35 minuti nel posto più bello di Milano. Siamo live da Terrazza Martini. Welcome ladies and gentlemen. Siamo con tutta la gang qui in Terrazza Martini, gang allargata chiaramente alla super Valeria Vedovati, che saluto. Ciao Vale, benvenuta. Ciao. Ciao, c'è anche Nicky Passarella, appena tornata da New York City. Sarà una puntata pienissima quella di oggi. Avremo Marrakesh, avremo Fabio Volo. Intanto però vi raccontiamo subito una storia molto bella, quella che nel marketing definiscono una bella case history, quella di Chiara Biasi. Ciao, benvenuta. Ciao a tutti ragazzi, grazie per l'invito. Chiara, che è un po' agitata, sei un po' agitata perché chiaramente tu vivi in un mondo di comunicazione non quasi mai in diretta, no? Sì, gestita, autogestita. Autogestita, che puoi magari rifare, puoi editare, invece qui è tutto live, real, tutto live. E intanto però partiamo dalla tua job description, perché tu da sempre ti sei lanciata come lifestyle blogger, no? Che vuol dire tantissime cose. Spiegandolo facile a mia zia di Altamura, che cosa vuol dire fare la lifestyle blogger? Allora, diciamo che io sono nata più di 10 anni fa ormai, in un periodo dove il fenomeno era tutto concentrato sul fashion, quindi uh-huh. c'erano le fashion blogger. Yes. E io non ritenevo, perché non avevo gli studi, eccetera, le capacità di autodefinirmi fashion blogger. Quindi ho detto, le persone mi seguono per il mio lifestyle, perché vado in un hotel che magari può ispirare voglia di andare in vacanza lì, perché compro una borsa, una scarpa che può piacere, perché mi faccio un colore di capelli nel quale una ragazza può ritrovarsi, e via dicendo. Quindi parlo più della mia vita a 360 gradi e non soltanto focus sul quello che è il mondo del fashion. Ok, a livello di blogger fai parte della first generation, cioè la prima generazione italiana, quella di Chiara Ferragni, per intenderci, che è anche una tua amica. Ha avuto un ruolo lei nel tuo lancio? Sì, allora io e Chiara ci siamo conosciute in un social, una piattaforma che ai tempi si chiamava 2.0. 2.0? Sì. Conoscete Nicky, Vale? No, neanche io. Cos'è 2.0? 2.0 era un social che ai tempi andava moltissimo, ma soprattutto in Lombardia. Infatti io ero tipo in Lombardia, un po' in Lazio. Io ero l'unica, io sono friulana, ero l'unica tra Veneto e Friuli. E c'era un ranking in base a quanto le persone ti seguivano. Su 2.0? Sì, e Chiara era al primo posto. Ma come ce lo immaginiamo? Un sito? Il famoso nickname Diavoletto 87 di Chiara deriva da lì. Ah, okay. Era al primo posto in quel sito. Ok, tu come ti chiamavi sito? Su 2.0? Pretty Chiara, tipo. Pretty Chiara, sì. ok. Quindi lei ti ha vista nel ranking? Sì, sai, io ero tipo quinta, okay. Ma tantissime persone in Italia. Quindi lei, ci siamo addocchiate, poi lì chiaramente quelli dei primi posti iniziavano a seguirsi, un po' a comunicare. E poi successe che io cercavo casa a Milano per l'università, quindi avevo 19 anni appena compiuti, e lei mi aveva detto no, anche lei e Veronica mi avevano consigliato lì delle case, delle abitazioni, eccetera. Scendo in taxi in Moscova con mia madre, sento urlare il mio nome ed era Chiara. Ah. E da lì mi ha detto no, vieni immediatamente. Che era una Chiara Ferragni totalmente diversa rispetto a alla gigante che è diventato sì, oggi. Però già ai tempi comunque nei social, per chi iniziava a masticare nel campo, comunque era una che molto seguita, sì. Su 2.0, sì, era forte. Su 2.0. Andrò a vedere com'era su 2.0. Ma sai che mi sa che poi è caduto, ce l'hanno venduta, è caduto. In quanto first generation avete creato tanti figli tra virgolette, no? Che fanno la fashion blogger nel caso di Chiara, la lifestyle blogger nel tuo caso, Veronica, eccetera. Avete creato anche tanti mostri, non credi? Sì, è un onere e un onore. Diciamo che poi chiaramente all'inizio tutti ci guardavano un po' con la coda dell'occhio, giudicanti. Poi quando il fenomeno ha iniziato a coinvolgere sempre più persone, hanno capito che c'era un business, diciamo. C'era già business su 2.0? No. Ah, ok. No. Da 2.0 poi si è passati Instagram. a Facebook, poi c'è stato il blog. È vero. E poi dal blog c'è stata la gestione con Instagram, che era molto più semplice rispetto al blog. Il blog veramente ti prendeva tempo, dovevi ogni giorno fare le foto, post produrre, pubblicare, scrivere, certo. Cioè raccontare una storia. Instagram ha risolto un po' tutto, sì, perché quanto. Era la prima comunicazione immediata. Certo, era proprio veloce. E questi mostri che avete creato?
Dimmelo tu. Non lo so, perché poi oggi tantissimi vogliono fare la fashion blogger, il lifestyle blogger. È difficile oggi, sì, molti, affermarsi. Diciamo, ci sono dei mestieri che può essere il DJ, la modella, l'influencer, che sono oggigiorno più quotati. Perché pensano che sia molto facile arrivare a certi livelli e sia molto facile il soldo guadagnare. Yes. E invece non è così. Non è così. No. La Chiara Biasi di allora, oggi, farebbe Chiara Biasi, cioè deciderebbe di fare questo lavoro? Beh, io sono lusingata comunque di tutte le fortune che ho avuto e che ho nella vita. Chiaro però che ho passato dei periodi no, dove mi sono detta: ma chi me l'ha fatto fare? Mi si sono trovata in mezzo, ma volevo fare un passo indietro. Dei periodi mi sono proprio totalmente eclissata, isolata. Ho riflettuto molto su me stessa, però comunque sei sempre esposto continuamente. Certo. Suggeriresti alla Chiara Biasi di oggi di avere un piano B, di coltivare anche un piano B? Sì, però diciamo che oggigiorno, con la scusa tra virgolette cerco di iniziare collaborazioni sempre con brand che non fanno solo parte del mondo della moda, ma anche di altri settori. Io ogni giorno apprendo e imparo, sono una spugna da un sacco di persone, da un sacco di talenti, da un sacco di professionisti, quindi tra virgolette un piano B me lo sto già iniziando a costruire. Noi siamo entrati già nel vivo, ma abbiamo anche una presentazione fatta come si fanno le presentazioni, giusto Valeria? Mi raccomando. Allora vai, presentazione e canzone, vai. Un seguito di quasi 5 milioni di follower su Instagram, una community sempre presente, la direzione creativa di un brand e una presenza online decennale. I social e il lifestyle sono le sue colonne portanti. Ladies and gentlemen, stasera con noi a Say What, live da Terrazza Martini, Chiara Biasi. Oh yes! Lo scenario è questo, il disco è di Angelina Mango. Io non ho piani, io non ho piani, io non ho orari. Io non ho orari, e non è presto, e non è tardi, e non ha un nome, questa faccia non ha specchi, tanto siamo uguali. Ti guarderei continuamente, comunque sia, ogni posto è casa mia, e siamo umani, e con le mani che tu mi trascini via. Potevo ballare con lui, ehi, ehi, ma sto qua a passare. Dica fa. Ehi, 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 ehi. Oh, 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 oh. Ma che so, dica fa. Ormai ti amo e tu mi ami. Ehi, se non lo vedi, metti gli occhiali. Ehi, e non diciamolo per scaramanzia, che non si sa mai, non si sa mai. Però ti guarderei continuamente, comunque sia, ogni posto è casa mia, e siamo umani, e con le mani mi trascini via. Potevo ballare con lui, ma sto qua a passare con te. Tienilo a mente che non ho più niente, ho solo te. E se poi scappo via così, nei ricordi di spacca Napoli, ci rimarrei per sempre, ti giuro sempre. Vorrei dirti che devo andare, ma che tu dica fa. Sembra una pazzia, ma è la vita mia. Non si fa capire come una poesia. Ma la vita tua stringe la vita mia, e pare una pazzia, e pare una poesia. Io potevo parlare con lui.
nostra amica Angelina Mango che celebra il verbo pazziare in questa canzone, un verbo bellissimo, no? Molto napoletano. Le mandiamo un super bacio, siamo in diretta da Terrazza Martini su DJ TV, su YouTube di Radio DJ, 20 e 45 minuti, con me c'è Chiara Biasi e c'è anche Niki che ha assieme a Valeria una lista di domande che abbiamo rubato a Bo Kendall Jenner, sai quelle cose? Cioè te lo svelo subito, cioè non è che ce le siamo inventate. Non so, farina del vostro sacco. Sei un po' Kendall Jenner, la Kendall Jenner italiana, sì, ti piace? Figo. Madonna. Però ci vorrebbe il Bad Bunny adesso, no? Trovamelo, cavolo. Adesso ce ne sono un po' di Bad Bunny, un po' di conigli ci sono in terrazzo. Vai, Niki. Andiamo con le domande. Yes, vai, let's go. Ok, qual è la differenza tra Chiara online e Chiara offline? Vorrei chiederlo a chi mi segue, cioè nel senso io cerco di essere sempre super naturale, super vera. Mi rendo conto che a volte dallo schermo passa poco questo messaggio, però sono super... si possono dire parolacce? No. No? Quale parolacce vorresti sono dire? Sono super autentica, ecco, okay. Penso che la parola... Qual era la parolaccia di autentica? Cazzona. Ah, cazzona, va bene, cioè... cosa ti aspettavi? No, che ne so, sei una cazzona... Però tipo, questo non emerge, lo dicevamo prima a microfoni spenti. Purtroppo. Sui vostri social, no? Perché comunque sui social devi avere un po' una... devi essere allure. Un po' poser, no? Anche. E quindi poi quella simpatia nel mondo del lifestyle, della moda, a volte non traspare, poi invece stiamo scoprendo, grazie a te, grazie a Valentina Ferragni, Veronica, che poi alla fine siete cazzone, tra virgolette. No, ma è vero, non okay. Sarebbero mie amiche così tanto. Ok, sennò. Ci sta. Another one, vai Vale. Come ti chiamano le persone che ti conoscono meglio? Chi? Vabbè, ho dei soprannomi, tipo la mia migliore amica Gilda mi chiama Smi, che è un appellativo. Smi? Smi, non chiedermi, è un appellativo nostro. Ah, ok, Smi. Se no, Kia, Chiara. Kia, sapete che fa anche, cioè tu sei anche creative director. Sì. Che è una cosa che vorrei fare un giorno anch'io nella vita, ma anche di un panificio. Cioè, nessuno che. Cioè, com'è essere creative? Come Beh, si dice? Tu che sei stata a New York adesso, Niki? Oh creative. I don't creative. Know. I'm sorry. Come si dice, Chiara? Creative director. Creative. Sì. Creative director. All'italiano. All'italiano, director, ok. No, è molto bello, cioè hai delle grosse responsabilità, però vabbè, con il Beachwear io ci lavoro, questo è il terzo brand con il quale collaboro, uh-huh. E sono stata la prima in Italia a, diciamo così, affiancarmi a questo mondo, ed è super appagante. Poi io faccio creative director, quindi anche designer, anche modella, perché sono volto del brand. È figo. Sì. Il e brand si chiama Matinée. Matinée. Okay. Poi io comunque faccio capsule anche con altri brand, cioè adesso è appena uscita la mia seconda capsule con About You, uh-huh. Che anche lì ero creative director. Uscirà a novembre, uh-huh. La capsule che ho fatto finalmente di denim con 7 for All Mankind. E tipo in quel caso tu cosa fai? Cioè ti porta, mi immagino la scena, anzi la immagino su di me, seduto, sdraiato su una poltrona comodissima in un ufficio bellissimo tipo qua, che ti portano tipo tanti modelli di jeans. No. Ah, non è così che tu dici, no. Quello là? No. No, io faccio un sacco di ricerca, cioè nel mio telefono ci sono tipo 400 cartelle con ricerca su denim, ricerca su beachwear, ricerca su make-up o look che mi piacciono. Colleziono, diciamo così, immagini dalle quali tipo poi mood board, sì, okay. Costruisco poi un mood board, perché decido un po' che stampo dare a quella collezione, a quella capsula, a quello che è. E poi inizia a ricerca materiali e via dicendo. Poi si costruiscono con i modellisti, i costumisti si costruiscono. In qualche modo nella tua vita c'è la musica? Sì. Tipo dove, quando, cosa? Sempre. Ma a parte che io ho fatto, da piccola ho fatto 12 anni danza classica, okay. E moderna. Quindi ho una cicatrice qua che me la sono fatta due Capocciata. Anni perché sono caduta su un tasto della radio. Sì, perché ballavo sul della letto. Radio? Sì, le radio, cioè, anni 90, non della loro generazione. No, loro non sanno della nostra, che vanno i tasti altissimi. Io ho due com'era anni. Com'era il sito 2.0? 2.0, ragazzi, rilanciamo, cioè potremmo fare questa challenge, rilanciamo tutti insieme 2.0. Era comunque era figo. Madonna. Ma non era un'app. No, era un sito dove tu avevi la tua bacheca, tu postavi le foto, sì. Poi i commenti erano pubblici. Cioè era tipo Pinterest. No. Meno. C'era, avevi la tua bacheca con tipo 20 foto. All'inizio erano 10, poi sono aumentate a 20, mi pare. Poi c'era la bacheca commenti. Quindi se tu volevi scrivermi un commento, era pubblico. Ok. Poi se io decidevo di, ti davo il mio MSN. Ah, è lì che nasceva poi la magia. Mm-mm. Ok, wow. Questa è Peggy Goo. Na 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 na.
Peggy Goo su DJ TV, YouTube. Mancano 8 minuti alle 21. Siamo in modalità Terrazza Martini con Chiara Biasi, a cui abbiamo fatto un po' di domande. Ne abbiamo ancora tantissime. Ne spariamo un'altra, Niki, al volo. Vai, così. Allora, la più bella secondo te? Questa bellissima. Ti ricordi un consiglio non richiesto che ti hanno dato e che sei contenta di aver ignorato? Bello. Tantissime volte cambia lavoro. Cambia lavoro era proprio. Oppure trovati un lavoro. No, cosa fai durante le giornate? Ma vorrei farvelo vedere. No, però sì. Intanto grazie mille di averci raccontato parte di quello che fai. Grazie di essere stata con noi. Grazie a voi, davvero. Terrazza Martini, noi torniamo tra un po' con Marrakesh e Fabio Volo. Tonight, say what special. Level up. Live from Terrazza Martini.
era il 1990, canzone che ormai è anche soprattutto Infinity Love di Marra e Guè. Ladies and gentlemen, Marrakesh è tornato a trovarci. Ciao a tutti. Partiamo subito gasatissimi con Marra. Siamo in diretta da Terrazza Martini su Radio DJ, DJ TV e YouTube, e chiaramente per celebrare il grande successo di un evento che è stato il Marrageddon. Due date, Milano-Napoli. Wow. Un'allucinazione, come avevo detto. Vero. Poi tra l'altro celebriamo anche il fatto che poi non sei mai più partito per questa famosa vacanza, perché sei ancora qua a Milano. Guarda, ci sono quasi, eh. Okay. Ho ancora questo mese di lavoro duro, perché ho dei featuring grossi, delle cose grosse da fare, ma chiudo il primo novembre, il giorno dei morti. Ok. Il Halloween. Ok, esatto. Il 31. Una serata Halloween in discoteca che non faccio da un bel po'. E con quella proprio tiro giù la sera cinesca. Ciao. Per almeno un paio di mesi, perché sennò... Vabbè, ci sta. Abbiamo una presentazione per Marrakesh fatta da Nicky Passerella. Vai, let's go. Vai, Nicky. Ha fatto più del Coachella, 140.000 persone in due date. 1,90 m di rime e di flow, è l'imbattuto king del rap. Ladies and gentlemen, dopo aver lanciato il Marrageddon con una puntata speciale di Say What, torna a prendersi chili e chili di applausi Marrakesh! Oh yes, baby! Wow! Quindi lo scenario è questo, a tra poco, state là. La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere. On Radio DJ. Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso. Say what? Finalmente sei con persone che si sentono come te. One gang, soul. E per un momento ti dimentichi di essere diverso. Say what? Ovviamente. Stay tuned, we'll be right back. Turn the radio on. Magia è quella di Say What live da Terrazza Martini. Siamo partiti da un po', anzi ne siamo partiti da un po'. Da zero cash. Ed eccoci qui, bentornato Marra, bellissimo vederti dopo il grande successo del Marrageddon. Cosa hai fatto tu nelle 24 ore successive ad ogni data? Allora, guarda, tra la prima e la seconda sono totalmente rimasto focus, quindi non ho dormito per tipo 36 ore. Ah, wow! Sì, ma perché poi ho fatto guardare le mention, i video. Allora, ho fatto la festa, poi ho fatto, insomma, una festa pubblica, una festa un po' più privata. Ok. E poi solo quando sono rimasto totalmente da solo, il giorno dopo, mi sono reso conto. Quindi sono rimasto, come dici te, ore a guardare il feedback. Sì, certo. E poi anche, sai, tu fai una cosa del genere ma non la vedi. Cioè, io delle cose proprio non le ho mai viste, se non nei filmati, capisci? Yes. Non hai mai piena consapevolezza di quello che stai facendo, se non da fuori. Certo. E quindi vedevo queste robe e
mi veniva da piangere, dicevo ma che cazzo abbiamo fatto? Eh sì, cioè ormai possiamo dire, l'ho detto anche sul palco, che abbiamo il nostro Astro World, abbiamo il nostro Rolling Loud, no? E questo era un po', questa è la mission del Marrageddon. Direi proprio di sì. Era sì, dimostrare che questa cosa si può fare bene, con ambizione e a quel livello, mi permetto di dire, proprio competitivamente, anche con i migliori performer stranieri. Assolutamente così. Quando quella sera abbiamo fatto quella diretta speciale che hai condotto tu questo programma, sì, assieme, sì, a me, poi hai portato Ornella Vanoni, Blanco eccetera, all'epoca mi ricordo che non avevi ben chiara, sì, la situazione, sì, no? Ora hai chiaro quello che è successo, hai anche chiaro quello che succederà? No, okay. Io non sono mai proiettato nel futuro, okay, quindi penso pochissimo a quello che succederà e no, poi mi sto ancora onestamente riprendendo da quello, anche perché poi non ho avuto così tanto tempo di, okay, di razionalizzare, perché poi ho finito la data Napoli, poco dopo ero al Red Bull, sì, quindi non lo so, secondo me ci sarà proprio un momento in cui questa tanto agognata vacanza lì capirai, mi farà rendere, okay, conto. Sì, certo, sì, bisogna astrarsi dalle cose per vederle da... Giusto, tra l'altro bisogna astrarsi anche da quello che è stato un po' il pensiero nella discografia di Marracash per tanti anni, perché riascoltando i tuoi pezzi vecchi c'è sempre stato un po', c'è sempre stato quel malessere di questo paese, no? Di vivere in Italia, la difficoltà di fare delle cose. Ora però possiamo, guarda, dire... Guarda, pensavo all'entrata di Marrageddon, che era Badabun Cha-Cha, che, yes, inizia proprio con qui non va, ma questo Badabun Cha-Cha tira forte in Francia, usa che fossi nato in altri paesi, cioè è incredibile come la prospettiva era quella di una roba senza speranza, no? Esatto. E invece, cioè, e invece cazzo, non solo va, va tantissimo. Sì, cioè, io guarda, faccio un paragone magari un po' azzardato, però mi è sembrato, ho avuto un feeling tipo Heineken Jamming Festival, okay, di un passaggio di testimone, anche non solo di non solo mio personale, ma proprio passaggio di genere dal rock all'hip hop, che si prende, yes, veramente i grandi spazi nazionali e non solo più di genere. Certo, il Marrageddon si è aperto appunto con sotto il palco c'è un grosso bordello che fa, e cioè Badabun Cha-Cha. Sotto il palco c'è un grosso bordello che fa. Sotto il palco c'è un grosso bordello che fa. Qui non va, ma questo Badabun Cha-Cha tira forte in Francia, USA e Canada. Fossi nato in altri paesi, magari avevo il Mercedes, magari a saper l'inglese fare il bu. Sono popolare, sono popolare, troppo popolare per un bimbo locale. Sono vestito male perché io la, quella mia di mio nonno e quella di mio padre. Lavoro lo preferivo manuale, i poveri almeno ti ordinano vanno a fare, i ricchi invece loro usano il plurale. Prendiamo, spostiamo ed alziamo e dopo restano a guardare. Ok, due quanti miei fra ridono e non vogliono il dramma, perché già se lo vivono dai palazzi come Pino Pringo, a far le pelle davanti alle major e le major. Sotto il palco c'è un grosso bordello che fa. Badabun, badabun, cha-cha, ho la gente, ti prende, ci porta di là. E badabun, badabun, cha-cha, e da noi per la strada c'è chi si arrangia senza fare il badabun, sa fare il cash, me ne foto anche se questo suono viene dalla strada questo badabun, cha-cha. Lo volevano la Edison e Universal, mi dicevano di esagerare un po' la realtà, diventa innocua senza credibilità. Dice vende i dodicenni che quelle le, metti un palettrucco in faccia che creano vita. Io ho risposto sono vero e serio, ecco la novità, è più sono un mezzo genio, ma nessuno lo sa. Ok, me ne resto tranquillo con lei, ma mettimi di INV colpe, o potrei sfasciare tutto come Copay, lasciare tutti di stucco come a Pompei. Il principe di Marona e non di Pei, in sella ad un elefante come a Pompei. Mi senti fra quando arrivo io città, tutti su, su. Nella testa c'è un grosso bordello che fa tutti. Cha-cha, quando arrivo la prendo, la porto di là e... Cha-cha, dopo gang che ti fa cha-cha, fai solo badabum e non fai me ne foto anche se questo suono. Tutti, 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 po-po. Wow, wow, badabum.
Badabun Cha-Cha apriva le due date del Marrageddon. Tu partivi da sotto il palco, sì. Infatti poi ti racconto, visto che ero nel backstage, eravamo anche in diretta su Radio DJ M2O, erano tutti lì ad aspettare sulla salita, no? Quella che hanno percorso, certo, un po' tutti gli artisti. Ok, ora passa Maro, no, no. Invece no, cioè, da sotto il palco. Esatto, bellissimo. Quando sì, sei arrivato e ti si vedeva pezzo per pezzo, no? Sì, chiaramente. Sì, sì. Tu cosa vedevi invece? Perché per la prima parte credo non vedessi niente, no? Sì, hai ragione, poi avevo i ballerini, ma poi in quei momenti là non vedi niente. Cioè, annebbiato. Non vedevo niente, sì, certo. una massa che però non vedi e non vedi, no? Certo. Ho avuto l'onore di aprire sia il Marrageddon di Milano sia quello di Napoli, anzi grazie. Poi la cosa che mi hanno chiesto tutti, e credo anche a te, le differenze del pubblico. Cioè, com'è stato Milano, com'è stato Napoli? Tu hai una risposta a questa domanda? No, perché purtroppo, cioè, quando fai questo mestiere usi gli in-ear che per fare uno show di questa portata, con questi tempi, con questo time code, sono praticamente indispensabili, quindi sei molto isolato, è un effetto proprio studio. Uh-huh. Ogni tanto ti aprono il pubblico. Mi è sembrato di vedere il pubblico di Napoli ovviamente più caloroso. Certo. Calcola anche che avevamo quasi 10 dB di sound in più a Napoli, perché, ah, wow, perché eravamo molto fuori dalla città e si può fare meno leggi restrittive, quindi c'era molta più pompa. Ok. Io una differenza l'ho trovata in una forma geometrica, cioè il Marrageddon, sì, di era Milano era più largo quello di Napoli. Esatto. No, quello di Milano era lungo e quello di Napoli era rotondo, sì, no? Però poi alla fine magia, sold out da tutte e due le parti, come dicevamo prima, più gente che al Coachella. Questa già me la visualizzo in una tua prossima L'Italia rima. L'Italia comunque in una pompa magna incredibile, no? In che senso? Nel senso che stanno succedendo queste cose in questo paese. E tu come te lo spieghi? Kanye West, Drake, Travis Scott, Kendrick Lamar. C'è questo paese si è svegliato di guarda, io ho avuto questa sensazione netta quando sono andato a vedere Kendrick Lamar all'Arena. Uh-huh. Che ho detto, non è possibile. Cioè, io già mai avrei immaginato di vedere Kendrick Lamar, certo, all'Arena in Italia. Certo. Dove comunque fino a 4 anni fa, raga, non veniva nessuno. Assolutamente. E non faceva, sì, paganti nessuno. Quando ero lì e prima che iniziasse il live, vedevo la gente che cantava le strofe, cioè in inglese, ho detto, cazzo, è successo qualcosa. Hai controllato su Google Maps, tipo, ma sono in Italia. Sapevano delle strofe che io, che seguo, non sapevo. Okay. Ho detto, è successo qualcosa. È evidente che in questo paese è successo qualcosa. Una vera e propria rivoluzione culturale. Non lo so, forse, cioè, un passaggio generazionale. Oggi il rap è nella cultura popolare, no way. Cioè, proprio lo, sì, possiamo dire 100%. Si porta dietro anche, non so, l'inglese. Mm-hmm. Si porta indietro tutte delle cose culturali, di look, di modo di viversi la musica, di coinvolgimento, che è veramente nuovo per, certo, questo paese. Anche lo status, guarda dove siamo, tra guarda l'altro. Dove siamo. Davvero. È incredibile. No, Lavi in terrazza Martini, oggi pensavo che la carriera perfetta non esiste. E poi ha detto, no, viene Marra, cioè. grazie. E beh, insomma, adesso hai aggiunto un tassello molto importante alla tua carriera. Cioè, sì, con un evento così, l'asticella l'hai portata al 16° piano, no? Sono molto contento di questo. Era una scommessa che è andata ben oltre anche quello che immaginassi, perché io avevo comunque delle ambizioni altissime, ma poi sai, per la prima volta avevo dei ballerini e in Italia questa cosa, lo sai come, certo, funziona. Cioè, c'erano tutte delle cose che erano delle incognite che poi invece hanno funzionato alla grande. Certo, in quello ti sei ispirato un po' ai concerti internazionali che hai visto ultimamente? Sì, sì. Ok. Sì, mi piaceva questa idea di portare un'innovazione, di bypassare la band, quindi di portare il sound alle basi, il rap. Yes. Che hanno comunque una pacca di batteria inimitabile. Assolutamente. E però, sì, di riempire il palco con uno show. Yes. Esatto. E poi anche fuochi d'artificio, eccetera. Bellissimo. Sì. Hai detto che sei in un periodo di fit, ne hai sparato uno quest'estate che ha funzionato tantissimo, sì, quello con Merck & Cremont e Tananai. Eravamo in tre da Milano Est, trano delle 10 e mezza verso sogni che un'umanità non ci basterà, mentre ballo incontro lei e mi fa, se ti va di là c'è un altro mondo che ci capirà, torniamo a casa un altro giorno, la fine del mondo per me sei te, sei la fine del mondo. C'è la fine del mondo, la fine del mondo per me sei te, sei la fine del mondo, in te c'ho a fondo, la fine del mondo per me sei te, sei la fine del mondo, in te c'ho a fondo, le peggio cose che sta
salendo siamo al momento clou. Non so più dove finisco io e cominci tu. Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli per essere padri, anche tu pensi piani malvagi? Siamo in ballo e dobbiamo ballare, che gara. Tra intelligenza artificiale e stupidità umana. Torniamo a casa, mañana, mañana. Baby lascia chi ti lascia, smetti di cercare un senso. Salpa, assieme a me verso un altro universo. Guarda la fine del mondo, ho pagato il biglietto. Del mondo. E se ti va di là, c'è la fine del mondo. Yeah, Born Sleepy Flow, ne avevamo parlato anche con Merck in Cremont e Tananai, che è stato anche ospite al Marrageddon di Napoli. Esatto. Ha cantato una tua canzone, è stato uno dei momenti più belli. Sì, what the fuck anche. Sì, no? Esatto, anche inaspettati. Inaspettato, no? Sì. La bellezza di organizzare un evento come il Marrageddon è anche che puoi giocare a creare questi cortocircuiti. Ma guarda, se sei uno che ha idee, io ne ho parecchie, bello, sì, perché effettivamente hai proprio un parco giochi fatto di luci, visual, ospitate, che ti permette di esprimerti. Ah, certo, certo. Poi hai imparato anche a cantare bene. Tempo fa dicevi canto bene quasi quanto faccio il rap. Sì. Ora sei proprio quasi, no? Che canti e rappi allo stesso livello, no? Ci sto provando. Il famoso Marrakesh, Vittorio Marrakesh. No, esatto. Non ho mai fatto lezioni di canto. Ah, okay. Ho un tipo che mi prepara, che è Pachi, lo salutiamo. Ok. Che però è più una roba di scaldamento, roba così, però no, non ho, è tutto autodidattismo. Ok, ci sta. Oggi mi è apparso su Facebook, te lo ricordi Facebook? Un tuo post del 2015 e in cui dicevi: scusa mamma, neanche questa volta sono riuscito ad entrare in classifica al numero uno. Sì. Perché eri al 2 con status. Sì. E, cambiato tutto totalmente. Sì. È cambiato anche che un po' la tua famiglia l'hai raccontata anche su nelle tue canzoni. Sì. No? Loro c'erano chiaramente, no? C'erano sia a Napoli che a Milano. Sensazioni familiari come sono state? Vabbè, guarda, ormai abbiamo abbattuto qualsiasi muro, sono venuti a farsi tutti i forum a Milano, sei. Poi guarda, non c'erano solo i miei, c'è tutta la mia, tutta la famiglia di giù. Sì, mio zio Pino, mia zia Maria, mia zia Pina. Okay. Quindi erano una trentina di parenti. Ricordiamo agli ascoltatori di Radio DJ che per averti loro non hanno scopato ma hanno strofinato una lampada. vabbè, così è andata, così, no? È andata. Però così. Loro erano, sono anche fatti, su, proprio sono certificato, no? Erano anche sulla copertina di Noi Loro Gli Altri. Esatto. Chiaramente, cioè, il rapporto che hai avuto con la tua famiglia ti fa essere anche un po' un artista, è strano dirlo nel 2023, anche un po' di seconda generazione, perché è una famiglia di immigrati siciliani. Sì, sì, sì. A Milano. Assolutamente, lo è totalmente, tant'è che anche sul palco di Marrageddon ho fatto Bastavano le briciole, che appunto proprio che parla della mia storia, delle mie origini, e ho voluto dedicarlo alle seconde generazioni perché vedo dei parallelismi giganteschi. Tra quello che ha affrontato mio padre trasferendosi a Milano a 19 anni e quello che sta succedendo adesso in Italia, che è molto più rilevante da qualsiasi punto di vista, sia culturale che politico. Uh-huh. Che rivoluzionario, cioè, un senso di rivincita totale, no? Nella tua storia, un senso di rivincita, esatto, è un senso di esclusione che si prova all'inizio, che poi io sono appunto trasformato in rivincita, ma che spesso poi diventa anche rabbia, no? Ah, certo. Lo vediamo anche spesso. Beh, no? Il rap in questo è sempre stato autodeterminazione. Autodeterminazione, no? Bravissimo. Okay. Ma c'è stato un momento, non bastavano le briciole con la tua famiglia, c'è un momento in cui hai detto andiamo in questo ristorante top. Ha voglia, ma tutta la mia vita è stata
un'opposizione alle briciole che bastavano i miei. Ok. Bastavano le briciole, è venuto dopo con una consapevolezza diversa e un recupero delle mie origini e anche del valore di quello che loro mi hanno insegnato e del sacrificio che hanno fatto. Mm-hmm. Ma quando ero piccolo non lo capivo, quel sacrificio lo osteggiavo, litigavamo, eravamo completamente diversi. Ora l'hai capito in pieno. Ora l'ho capito, sì, non è la mia cup of tea. Ok. Però lo rispetto tantissimo e credo che appunto sia anche molto generazionale, molto lontano da come siamo cresciuti io, te, certo, certo, e tutti quelli della nostra età che veniamo proprio in contrapposizione a quella cosa, no? Questo fa parte dell'anima di Marrakesh. L'anima di Marrakesh è anche una canzone bellissima che hai performato con Madama. Yeah. Dimmi quanto ancora vuoi fare i capricci, scambi i miei consigli per giudizi, ora da quant'è che siamo zitti, come sei emotiva, mamma mia, resta giù una follia. Mi vedeste rotto compagnia, penserebbero che sono debole, non devono sapere che sei l'anima, sei la mia metà. Come sei fatta, nessuno lo sa. Tristi, mi hanno detto che ho degli occhi tristi, ti ho versato addosso fumo e whisky. Faccio certe cose e tu sparisci, poi ritorni come per magia. Non andare più via, ho sognato che ti avevo uccisa. Sa che ti abbiamo messo delle regole, non devono sapere che sei l'anima, sei la mia metà. Come sei fatta, nessuno lo sa. Che ti ho tradita tante volte, ti spingeva ad essere altre donne, ti rallenti mentre il tempo corre, e non dimmi cosa faccio vivo. Stai con me mentre scrivo, sì lo so ti piace stare in giro, ma è tutta la vita che cerco me stesso, quindi ti recendo ora parla. Cosa vuoi da me? Mi sono giocata male, questo che mi sopporti, mi chiedi di prepararmi, dopo non mi porti, sono la donna più bella che avrai. Ma mi nascondi. A volte sono tutto e spesso sono niente. E mi cerchi come Dio, ma quando sei cenere non potrai dimenticare. Cosa la puoi? Che sei là. Anima Marrakesh, Madame, 21 e 25 minuti, siamo live su Radio DJ, DJ TV e YouTube con Marra, con Milano, vista dall'alto. I nostri piedi. Esatto, ovviamente a celebrare il successo di Marrageddon nel 64 Bars, dici ho il mio festival, no Sanremo, Marrageddon, sono Marradeus. C'era Amadeus, è venuto anche in diretta con noi, c'era Valentino Rossi a cui tu avevi dedicato una canzone o comunque una rima, sì, in un pezzo che si chiamava Valentino, sì. C'era Berrettini, Antonio Albanese, con Gue, proprio durante quella diretta, durante il Marrageddon, dicevamo il grande successo è anche che queste star del pop system vengono a vedere noi. Sì, assolutamente. Ma guarda, ormai ce ne sono parecchie, anche da persona in poi ho stretto varie amicizie con tra l'altro i miei attori preferiti, okay. Mastandrea per dirti, okay, okay. Giallini. Cioè il tuo fan più improbabile chi è? Quello che non ti aspettavi? Il mio fan più improbabile è cazzo, adesso faccio una gaffa. No, che poi è diventato amico. Non mi sta venendo il nome. Ah, ok.
Lo psicologo famosissimo. Lo psicologo? Nicky, psicologo forse più famoso d'Italia. In Italia. Allora facciamo così, ci fermiamo un secondo. Morelli, ci dicono, no? No. Paola lo sa. Fabio Volo, vieni Fabio, vieni Fabio. Facciamo entrare Fabio Volo che su questi temi. Ladies and gentlemen, Fabio Volo in the house. Recalcati. Recalcati. Ecco. Psicologo, se volete. Sì, basta per psicologo. Sì, tu sì. Sei esperto? Sì, perché non è né junghiano né freudiano. Ok. A tra poco con Marrakesh e poi ovviamente Fabio Volo, state là. Tonight, say what special. Cioè io volo live. Yes. From Terrazza Martini.
siamo su radio DJ. Radio DJ. Ballava fino a mattina, sabbia brucia come la cartina. Sto fumando gasolina, gasolina con sei watt. Traboccato, perché tu prendi la forma di ogni vaso. Piove, non c'è riparo, non ci richiamo. Gocce di tavolo, forse divago. Ma ora che ho diluvia, penso che sei un'illusa. Che non sa restare da sola perché ha paura. Ciò che c'è comune è il vuoto in cui sto affogando. Mentre tutti lottano per un posto nel fango. E siamo dopo la fine, la scena post crediti. Conosco i tuoi metodi, credi che me lo meriti. Per me essere forti potessi mostrare deboli. Reciti, io ho imparato a scrivere leggendomi. Piove su attivisti che imbrattano i monumenti. Sugli sbirri che manganellano gli studenti. Piove sopra gli incendi, è come se li alimenti. Penso alle cose brutte che dirò mentre spero di rivederti. La pioggia mi ricordava. Tempesta che non mi perderò, oh, perché non ho più tempo. So che mi ricorderò che sei importante. E lei vedeva in ogni crepa un tentativo in meno. E lui credeva fosse segreta. Nascondere a te stessa ciò che vuoi. La pioggia mi ricordava. Tempesta che non si placa. Oggi non ti perderò, oh, perché non ho più tempo. Forse non ti troverò, ma è importante. Importante Marrakesh. 21 e 37 minuti, siamo live con Marra da Terrazza Martini con tutta la squadra. C'è un po' la festa qua. Ci sono anche, cioè, c'è un peso specifico di questa chiacchierata notevole, un po' perché è sempre un piacere parlare con te, un po' un peso proprio oro, no? Sì, parlavamo di quello fuori onda. Due chili di collana. Sì, l'ho detto anche nell'inedito che ho fatto con Salmo e, okay, e Noize. Sì. Esordiva con 2 chili d'oro bianco al collo. Sono 2 chili veri. Cioè, l'hai comprata a peso. Sono 2 chili d'oro bianco. Che ti pesa un po', cioè va un po' in avanti. È un po' tipo Dragon Ball, tipo si allena coi pesi. Però insomma, non c'è rapper senza collana, no? Sì, certo, a me piacciono, sì, sono sempre piaciute. Da sempre questo. Da sempre. Poi, cioè, per me viene anche prima del rap perché è il mio meridionalismo. Ah, ok. C'è la mia street culture, cioè, a cui comunque l'hip hop deve tanto. Assolutamente, ecco. Sì. C'è una scena di Armageddon, film a cui inevitabilmente ti sei ispirato per il titolo del tuo festival, in cui un tassista dice: questo è New York, dove può succedere di tutto e di più. Potrebbe essere un terrorista, una bomba, un cadavere, una sparatoria, un accoltellamento. È triste da dire, ma potrebbe valere anche un po' su Milano in questo periodo. Cioè, sono notizie che sentiamo anche su quella che è la tua città, la città in cui viviamo. Sì, è un momento un po' delicato, di subbuglio.
Torniamo al discorso che facevamo prima sulle seconde generazioni e sulla necessità, secondo me, che ha questo paese di riconoscere questo fenomeno e cercare quanto più di integrare. Anche perché poi, come dicevo anche in Cosplayer, no, c'è una totale dissonanza tra il messaggio che diamo tutti, che è quello, le collane d'oro, questa Fabulous Life, questa esclusività che è propinata da tutte le parti, e poi della gente che non ha accesso a niente. Quindi questa finta inclusività barra esclusività, questo messaggio contraddittorio che poi rende la gente matta, no? Per cui effettivamente c'è un sacco di gente che ritiene fondamentale anche scavallarti il cellulare, queste robe qua, però sono dei bisogni indotti dalla società stessa, che poi ne paga le conseguenze e si lamenta. Però certo, mi sembra evidente che c'è qualcosa che va fatto, e che non è repressione del crimine, no? Ma cercare di capire il fenomeno, intervenire, integrare queste persone, farle sentire accettate, farle sentire parte di qualcosa. Questo il rap lo racconta, però molto spesso viene un po' demonizzato, perché sembra un po' che la gente inizia ad avvicinarsi alla criminalità perché ascolta le canzoni di Geolier, no? Che tra l'altro l'ambiente hip hop è veramente uno dei più puliti, perché poi tu ci sei dietro, anche tu lo sai, e sono tutti davvero gli artisti delle gran brave persone. E soprattutto ragazzi spinti da una grande passione, no? A me, guarda, proprio mi toccano il cuore, cioè vedo questi ragazzi, anche quelli più controversi, tipo Baby Gang, adesso mi sono sottoscrivendo anche con Simba La Rue, cioè, che poi nel profondo comunque sono ragazzi appassionati di musica, che in qualche modo cercano di fare questa cosa veramente con passione e con amore. Quindi ti ripeto, c'è un problema che va al di, che è più grosso. Certo, diciamo che spesso si dice il rap può salvare la vita. Sì. Esagero, secondo Marrakesh, il rap può salvare l'Italia? Ma secondo me il rap si è fatto sicuramente portavoce di una rivoluzione culturale immensa. È anche forse il primo movimento che veramente raggiunge questi numeri e questa popolarità, partendo dal basso, osteggiato da tutto. E secondo me può in questo caso completamente dar voce a queste persone, a questi ragazzi, farli sentire, far sentire, perché no, anche la loro rabbia, che è legittima e che è là e che non va ignorata, e che se non verrà ascoltata diventerà sicuramente qualcosa di più negativo che una canzone rap. Assolutamente sì. Se oggi tornassi, cioè ti trasferissi con la tua famiglia a Milano, Barona, hai 18 anni, faresti il rapper? Che tipo di rap faresti? Non lo so, bella domanda. Sarei incazzato se mi trasferissi oggi a 18 oggi. Anni in periferia. Sarei incazzato tanto quanto loro, per cui li capisco perfettamente. Lo ero anche, cioè certo, rivedo tantissimo di questa cosa in loro, che se possibile sono forse ancora più osteggiati di quanto non fossimo noi, che comunque eravamo terroni, come si chiamavano qua, ma eravamo italiani. Certo, più integrati. Poi quella rabbia diventa tante altre cose, diventa canzoni anche più leggere, tipo per esempio Instaloba. 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 Le mani su Napoli. Instaloba. 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 Gira una e fammi un check, scrivimi su direct se sei buona, anche di persona. E la foto poi non si ridimensiona. Talmente bosco dove stare a Playa del Bossa, talmente hot se ti scrivo prendi la scossa. Ti seguirò, non lo so, forse metti foto di borse fuori città le settimane scorse. Mentre cammino suona la mia collanazza, ed è un pezzo che mi whatsappa, che pezzo di ragazza. Mi hai mandato foto in ogni posizione, vedi ti ho inoltrato la mia posizione. Quando arrivi sai ti toglierò il wifi, posso metterti di tutto tranne un like. Eccoti la love story senza uscire mai fuori. Per te come fa una così? Ti ho conosciuta così, ci siamo fidanzati su WhatsApp. Mi scrivevi di sì, di sì, di sì. Era finita in 3G. Abbiamo divorziato su WhatsApp senza uscire da qui. Yeah. Instaloba, 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 Instaloba. Lo dicevo già da mixer, è bello, è meglio che ti adegui, è l'era dello sharing fratello. Guardo la tua tipa e clicco aggiungi al carrello, è come se letteralmente scende dallo schermo. Tocco i giusti tasti, toccati su tasti, da contatto ho letto 10 comodi messaggi. Non mi trovi più con una nota al locale, da zalotto parlo sporco in una nota vocale. Contro voce tatuaggi se non è finita, risciotta inoltre ad un'amica, inoltre alla rubrica. Finché rete gira una foto di me che mi inoltro nella tipa, la foto del profilo è completino la perla.
Appena acceso il video dico è nata una stella. Passiamo l'azione. Action. Tu sei così bitch, devo mettere il coldone. Come se ti mando una pizza il mio. Wow. T'ho conosciuta così. Ti siamo fidanzati su WhatsApp. Mi scrivevi di sì, di sì, di sì. Ed è finita in 3G. Abbiamo divorziato su WhatsApp senza uscire da qui. Le mani in aria, Napoli. Forte ladies, tutte le ragazze, le mani su. Le mani su, Napoli. Tanto mi piace fare questi pezzi per le signorine, però. Siamo i numeri uno in questo. Bravo. E altre cose. Fatevi sentire, Marraghetto, ci siete o no? Fuoco incendiano la stanza. Nella vita lui un po' ce l'ha fatta, però sotto sotto qualcosa gli manca. E lei lo capta, sembra calda e che è una marcia in più. Mentre dentro invece è la più marcia. Mentre dentro è fredda come il glu. È un'arpia, strategia. Diventare quello che lui vuole che lei sia. Pianti e figa, le armi per estorcervi l'amore. Dice, dice, ma è una predatrice. Prima stordisce la preda. Lui reagisce però non capisce che lentamente si è presa tutto. Tutto l'amore che ho, tutte le farse che ho, me. Tutto l'orgoglio che ho, sarei impazzito se no. Giocando troppo però, tutte le lacrime che ho. Ti ho dato tutto te no, eri crudele a demo. Tutte le volte che ti ho detto basta perché superavamo i limiti. I tuoi drammi, gli inganni, gli scontri, dopo gesti folli. Ti giuro che l'ultima volta sensi di colpo. Se ti voltavo le spalle mi gridavi ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. E non ho ancora finito con te. Tu che gridi fino a diventare brutta. Io che ancora non so chi davvero sei. E nessuno poi la tira tanto lunga. Meno che me, meno che lei. Amore o manipolazione, desiderio ad ossessione, se pigrizia o depressione, che finisca per favore, che esaurisca la ragione, risa per la strada, per la tua scenata, quasi all'estero mi arrestano, io ti voglio fuori casa, fuori dal mio letto, fuori dalla testa, mo. Mentire senza emozioni come fai, il mio amore è marcito in odio. Forse sei il peggio che abbia incontrato mai, sicuramente sul podio. Che poi non so perdonare me, perché ero un complice in fondo. Ti ho dato l'anima invece te, mi hai dato solo il tuo corpo. Tutto l'amore che ho, tutte le forze che ho. Impazzito se no, giocato troppo però, tutte le lacrime che ho, ti ho dato tutto te no, eri crudele a demo. Tutte le volte che ti ho detto basta perché superavamo i limiti. Tutti i tuoi drammi, gli inganni, gli scontri, dopo gesti folli. Ti giuro che l'ultima volta, sensi di colpo, mi pugnalavi alle spalle, mi gridavi ti odio, ti odio, ti odio, ti odio, ti odio. Non mi è importato mai niente di te. Mi hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Yeah. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Come si fa a togliere questa parte? Questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
Wow, uno dei momenti più belli del Marrageddon. Siamo qui con Marrakesh. C'è stato un piccolo problema tecnico, aggiungo, meno male. stavamo parlando di cose okay, surreali, no? Surreali. E intanto scorreva Insta Love, che ha questo successo che rientra proprio nelle case history del 2023, no? Sì, una canzone TikTok Love, ormai. Eh sì, cioè, dopo 7 anni diventa virale questa canzone, chiaramente inaspettato questo successo, mm-hmm. però quanto mai attuale il testo, no? La magia del rap che può essere eterno. Sì, poi appunto ragionavo sul fatto che effettivamente nessuno in questi 7 anni ha fatto una canzone che parli di rimorchiare online. È vero. Che è invece diventata proprio la prassi per chiunque, no? A tutti i livelli, no? A tutti i livelli, bravo, è proprio l'equivalente di andare in discoteca. Mm-hmm. Quindi effettivamente il pezzo comunque dice ancora delle cose che altri non hanno detto, quindi quel pezzo tua. Chiaramente rientra nel magico mondo, nel magico momento Santeria, a cui avete dedicato 2 slot belli importanti durante il Marrageddon. Mi aspettavo alla fine un ci vediamo a novembre con Santeria 2, se lo aspettavano tutti. Ma invece no, c'è ancora da aspettare. Ma è nell'aria, c'è qualcosa, sempre con quelle cose che si possono ma dire. Allora sai, siamo 2 artisti super impegnati con un sacco di cose, ovviamente c'è la volontà, inutile, non è un mistero, uh-huh. Ci piacerebbe entrambi e entrambi non escludiamo che succeda. Bisogna trovare l'incastro giusto, il momento giusto, il timing perfetto. Ok. E anche perché appunto è un disco che è diventato un po' un fondamentale dell'hip hop. Assolutamente. Bisogna fare sì. una cosa all'altezza. Ci vuole un po' di tempo, sì. diciamo. Nel backstage i ragazzi dei social di Radio DJ M2O hanno chiesto a tutti i protagonisti del Marrageddon cose tipo chi sarebbe per te il presidente del consiglio perfetto tra gli artisti sul bellissimo. Palco. Molti hanno detto te. Siccome sei l'unico che non ha risposto a quelle domande, ti va di farle, te le rigi, sono quelle a cui hanno risposto tutti quanti. La prima era: chi vorresti come avvocato a processo? Avvocato a processo. E perché proprio Pacchi? Ah, pensavo Pacchi. No, Tedua, raga, parlantina. Asciuga il giudice. Raga, Tedua c'ha una parlantina, è capace di parlare anche di cose che non sa. E quindi per me è l'avvocato perfetto. Ok, chi voteresti come presidente del consiglio? Presidente del consiglio, allora se vogliamo tenere una continuità con quello che fu Pechegno, certo Pechegno, manteniamo il livello, che non so se è un livello è un livello. Con chi faresti 24 ore ad Ibiza? C'era anche 24 ore ad Ibiza. Non facile, perché abbiamo detto prima, i ragazzi di oggi di modernizzazione si divertono poco. Quindi ci vuole, forse con noi. Con noi, a divisa. Per okay. non tornare mai più. Ci sta. Quell'altra era: con chi andresti a correre 10 km? Non so se sei una persona che corre. No, non corro, ma mi sono allenato parecchio, sono abbastanza sportivo ultimamente. Uh-huh. E forse Massimo Pericolo, che bello. Non c'era Marrageddon. Ok. Però lo salutiamo. Una corsetta con Massimo Pericolo ci sta. Sì, lo vedo bello in forma. Assolutamente. Fitta. L'ultima era: chi presenteresti a tua madre per tranquillizzarla sulle tue amicizie? Qua avevo visto le risposte e Amadeus aveva detto Mahmood e forse mi aggregherei. Vero, o Mahmood. Anche Madame. Ma... Ah, ok. Che porti... Anche Anna alla fine può essere. Ah, non mito, sì. Comunque, cioè, a livello di lineup l'hai beccata 100%, credo, dal mio punto Guarda, di vista. Guarda, bello, perché abbiamo fatto una lineup tra l'altro a dicembre. Uh-huh. Quindi, sai, nel magico mondo del rap dove le cose cambiano molto in fretta, potevano, ci sono delle cose che ho beccato, per esempio Anna da dicembre ad oggi è diventata un'altra Anna. Yes, vero. E, poi alcuni li abbiamo aggiunti all'ultimo minuto. Mi è piaciuto anche molto il fatto di chiamare degli emergenti come Tony Boy a Napoli. Yes. Kid Yugi a Milano, esatto. Poi sai, c'è sempre il rimpianto che sarebbe bello, cioè, ci sono tanti artisti che avrei voluto chiamare ma era impossibile. Speriamo che sia la prima di anche edizioni. Perché siccome è stato, come ti dicevo prima, un onore aprire le 2 date. Un altro gruppo che ci tengo a salutare, che mi sarebbe piaciuto chiamare ma non si riusciva per vari motivi che non sto qua a dire, e sono tutti i ragazzi di Seven Zoo. Okay. Che secondo me sono molto rappresentativi di questa nuova wave di strada di Milano. Ma assolutamente era sì. impossibile, era Gemita, insomma ci sono tanti artisti che sono rimasti esclusi e che mi spiace, ma era impossibile avere certo tutti. No, dicevo, siccome ho avuto l'onore, come dicevamo prima, di aprire le 2 date e tra le altre cose ha portato pure bene al festival. Sì. C'è già le date dell'anno prossimo, così me le segno in calendario. Allora, tengo bloccato, ci sono pressioni dall'alto grossissime, ma io voglio cercare di continuare a lavorare come ho sempre fatto, cioè adeguando a quelli che sono i miei ritmi
e cercando di mettere sempre al primo posto poi la qualità di quello che faccio, fare le cose bene. Non voglio imbarcarmi già adesso in un annuncio di qualcosa. Ok. Voglio arrivarci con i miei tempi. Tanto guarda, sono, senza falsa modestia, molto fiducioso di quello che so. Diciamo che sarebbe fare. Sbagliato non farlo. Sarebbe sbagliato non farlo, ma anche farlo tanto per farlo. Quindi ok, ci sta. Voglio ci sta. Avere delle nuove idee, arrivare e cercare come sempre di fare qualcosa che setta degli standard o comunque porti questa cosa sempre e più il alto. Mio percorso, esatto, in, certo. Una, in qualcosa di nuovo. Un'ascoltatrice scrive che al Marrageddon di Milano respirava un po' quella sensazione di identità collettiva che tu hai raccontato benissimo in un outro in Cosplayer. Non so se ti va, siccome è bellissimo quell'outro, noi potremmo farlo sentire, mm-hmm. oppure leggi, se ti va di leggerlo, cioè il testo qua a memoria magari non te lo ricordi, perché credo che sia il manifesto, cioè proprio la rima manifesto su cui con cui è possibile trattare alcuni argomenti difficili tipo l'inclusività e il far parte di una stessa cosa. Ti va questo? Sì, certo. Qua vai, let's go, chiudiamo così, momento poetico. Noi, loro, gli altri, da chi ti vestirai oggi? Puoi essere quello che vuoi, perché se non c'è cultura non c'è appropriazione culturale. Dio ci salvi dall'ipocrisia, dal rumore di fondo e da chi sceglie di solo le proteste monetizzabili. Noi, loro, gli altri, da cosa ti sei vestito oggi? Oggi che possiamo rivendicare di essere bianchi, neri, gialli, verdi o di essere cis, gay, bi, trans o non avere un genere, non possiamo ancora essere poveri, perché tutto è inclusivo a parte i posti esclusivi, no? Oggi che lottiamo così tanto per difendere le nostre identità, abbiamo perso di vista quella collettiva, l'abbiamo frammentata. Noi, loro e gli altri. Noi, loro e gli altri. Persone. Ladies and gentlemen, Marrakesh! Grazie, grazie. Grazie Fabio, è sempre un piacere averti grazie. Ospite. Grazie. A presto. Mille. Ciao. Bella, bella. Ciao. Tonight, Say What Special. Level Up. Live from Terrazza Martini.
Siamo live da Terrazza Martini, abbiamo salutato un Fabio, cioè Marrakesh, e abbiamo tenuto sveglio, ladies and gentlemen, Fabio Volo. Buonasera. Orario per te un po' strano questo qua. Dunque, adesso sono le 10.03. 10.03, accendo la bajur in camera. Comincio ad approcciarmi al letto. Giro di un mezz'ora, 40 minuti sono a letto. Abbiamo appena salutato un premio Tenco. E abbiamo qui un premio. Ho visto sul tuo Wikipedia, hai un Wikipedia pienissimo di cose che hai fatto nella tua vita, tanta radio, tanto cinema, libri chiaramente. E solo un premio risulta da Wikipedia, e cioè il premio letterario La Torre Isola d'Elba. Sì. È un premio cinematografico che mi ha dato Carlo Verdone a Siena, base. Sì, no, ma non sono mai stato un uomo da premi, diciamo. Però ti manca, cioè, sul Wikipedia ora c'è bisogno del premio, no? No, sì, sono cose. Sì, no, ma sì. Devo dire, non sono mai stato. Beh, non si può dire perché sembra sempre la volpe e l'uva, no? Okay. Cioè, quando non hai premi, dice non mi interessano perché non mi hai dato. Certo. Però oggettivamente, lo dico proprio onestamente, non sono mai stato. Perché è la forma mentis che è diversa. E quindi, okay, non essendo andato a scuola, non ho la forma mentis che faccio un lavoro e qualcuno mi dice quanto vale il mio lavoro. Ah, okay. La mia forma mentis è una forma mentis lavorativa, diciamo artigianale, e il mio valore è l'impegno che ci ho messo, non è il
risultato. Quindi se io faccio una cosa che vale 7, però se è il massimo che è il mio massimo, è quel 7 è il 7, esatto. Abbiamo ascoltato Benny Benassi, sì, che è a Las Vegas, sì, e che mi manda un messaggio per te, te lo faccio sentire, vai. Ciao Fabio, come stai caro? Ascolta, ti mando questo messaggio, ho provato a chiamarti ma come sempre ovviamente non mi rispondi, e perché vai due, tu sei quello più impegnato e viva l'amicizia. E poi volevo dirti, ascolta, racconta un po' a Wad e in diretta come è stata quella serata a New York quando sei venuto con me al Pacià, che io facevo il DJ, tu sei venuto con me in console, e poi racconta un po' come è andata a finire, dai, dove sei andato a dormire, raccontaglielo un po'. Partiamo da questo racconto. Allora, Benny Benassi, che io ho conosciuto a New York, okay, perché a un certo punto mi dice il ragazzo del palazzo che nell'appartamento a fianco al mio è arrivato un italiano, okay, e io ho detto palle, sono questo? Andato dall'altra parte del mondo, certo, e mi ritrovo un italiano, un DJ, e quindi ho conosciuto Benny così, non l'avevo e quindi mai è andato incontrato in questa discoteca Pascià, sì, York. Adesso non la vogliamo raccontare, veramente l'ha detto apposta perché sapeva che non l'avrei raccontata, ah, però okay, insomma a un certo punto me l'ha raccontata. A un certo punto in questa discoteca di New York è arrivato questo russo con un aereo privato, e questo russo aveva i locali di pole dance, diciamo, okay, di spogliarelli, sì, strip club con tutte queste ragazze, tra cui insomma ce n'erano alcune che mi piacevano, ma io ero molto giovane ai tempi, non parlo di adesso, almeno di 15 anni fa, e quindi ho chiesto al russo noto, leggo la difficoltà con cui ci devi raccontare, no, il finale, ho chiesto dove alloggiavano e sono andato a dormire con queste ragazze. Ah, ok. E quindi Benny, che alle 7 e 8, alle 9 del mattino usciva di casa per andare a correre, mi ha visto ritornare, e quindi vabbè, fantastico, racconto bellissimo, i dettagli, è tutto pronto per la parte finale di questa diretta da Terrazza Martini con Fabio Volo, state là. Tonight, say what special. E io volo live. Yes. From Terrazza Martini. Say what? Radio DJ, one nation, one station, one love. Say what? Say what? Say what? Say what? Oh yeah, ma tu un bravo ragazzo, yeah, un po' fuori di testa, non cambiare frequenza, resta con noi su Radio DJ, se lo penso lo dico. Il volume lo alzo, se ci va di mio amico, tutta Italia che canta con me. Radio DJ, one nation, one station. Got the refugees, all stars, rubber dubbing in the club. Wyclef Jean, John Forte, Roswell. Now I'm in the streets again, a little crazy. Look at here. Look at shorty got back. Should I ask her for a dance? Hold on, there's too many in the wolf pack. And besides, dirty cats talking to her. Buying her fake furs and taking her to the fever. Why does this kept? They ain't even his bins. She spends his Franklin's, hit the malls with her friends. Material girl living in a material world. But it's alright, cause it's Saturday night. So Mr. Funkmaster, pump the BGs. And all you college students playing Ouija's. Check the spelling R-E-F-U-G-E. E, get the CD from Sam Goody. You ain't even close with the rhymes that you wrote. Don't be mad cause you broke. Let me clear my throat. John Forte, grab the mic, don't sway this way. I'm
than just a rhymer. You still a small timer, hoping at the game, treat that ass a little kinder. Every step tangoed, yo beef don't concern me. I'm eating mangoes in Trinidad with attorneys. My crew slang flow worldwide like a current. Whip to every spot where nobody got insurance. Rubber do the math, you ain't half the exotic. My man's claim true, you forget about it. Ho-ho, just a new stance, like my influence. Well recognized, you a lie trying to do it. Got you's told your lady, oops, we nuts, baby. Smooth and charismatic, automatic, you gon' save me. God bless the dead as my son survive. We strive to teach you, baby, and stay alive. Alive, 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 alive. John Boyd say, yeah, watch your lady. Watch your lady, yeah. Especially around baby girl. Yo. If you got more than a dollar in your pocket right now, put your hands up. Well, you can't tell by the way I roll, shorty, that I'm a ladies man, a businessman. Condos down the shore, multi-million pension plan, but it ain't in my plan to make moves without the fan. No, can't keep it intact, no class, through the track. John, play the Mac, while I pay the tax. Business as usual, watching suspects. Still, my assets get cut when she lets. We built this concept, connect like 9X. Drinks at the bar, my American Express. Cook up the copper, pull up, then my cuff up you. Who's calling bluff? Now you shook up, cause you lock up, man. I love up you. Who's calling bluff? Hey yo, John is chillin', dirty cash dealing. What more can I say? We livin', that's what we got it good. And since you understood, we Wow, disco scelto da Fabio Volo. Tanto in questa canzone di Wyclef ci sono un po' di Bee Gees, un po' di Kraftwerk. È bello, ora sta tornando questa cosa nella musica di prendere dal passato, mischiare, no? Ma anche nella scrittura è così, Fabio? Ma no, credo che nella musica, che sai, la musica comunque il riff ti torna, appena senti un riff e ti è subito, come dire, ti è subito amica la canzone, no? Vero, non, certo. Non la devi ascoltare 3-4 volte quando c'è quel giro lì, soprattutto questi che sono conosciutissimi. Nella scrittura non si può tanto fare, si possono fare le citazioni, però sì, sono è poca cosa rispetto a un racconto di 200 pagine. Noi stiamo dando per scontato che c'è Fabio Volo, ladies and gentlemen, che il pubblico di Radio DJ ti straconosce benissimo. Se diciamo le mamme e i papà delle persone che sono qui sanno chi sono loro, questi ragazzi. Ma pensa non che credo. Loro hanno preparato una presentazione istituzionale. Sì, avranno chiesto alla per mamma. Te. Fatto tutto da Nicky e Valeria. Vai, let's go. Radio, televisione, cinema, scrittura e pane. Tanto pane. Fabio Volo è uno dei massimi esempi di rivincita della provincia e vivo conquistatore della città. Ah, wow. Milioni di copie vendute, doppiaggi epici, è lo scrittore di questa generazione e pure di quell'altra. Oh. Ospita Say What, live da Terrazza Martini, ladies and gentlemen, Fabio Volo. Oh, wow. Che presentazione, vedi? Perché comunque sei lo scrittore di varie generazioni ormai, no? Sì, beh, sì, sono 20 anni ormai che scrivo. Sono adesso il 14 novembre esce il nuovo romanzo ed è il 12esimo. Ah, ok. C'è già il titolo, ma chiaramente lo dirai. No, c'è già il titolo e Tutto è qui per te. Ah, wow. Sì, tutto è qui per tutto te. Qui tutto per quello te, che Fabio. Vedi è tutto è qui per te. Nel senso che nella vita non accade nulla contro di te, neanche le cose negative. Ah, bello. Tutte certo. Le cose che ti accadono, anche i problemi, sono lì per te, perché tu attraverso, diciamo, il superamento di quella crisi, di quella relazione con tuo padre, con tua madre, con tua sorella, con tua moglie, quello che è, quella cosa lì tira fuori il tuo vero te. Cioè, i problemi sono una cosa che, come dire, toglie il falso sé. Ok, in ogni tuo libro c'è sempre una città, c'è molto Milano, chiaramente. Inesco a fare due passi, c'era Milano. Noi stiamo guardando Milano dall'alto. Che rapporto hai tu da bresciano con Milano? Ce l'hai bellissimo. Vista evolversi, bellissimo, no, in questi bellissimo, anni? Bellissimo. Io, ovviamente, Milano mi ha dato tantissimo. Io sono venuto qua, diciamo, pieno di sogni, senza sapere da che parte andare. Poi ripeto, non avevo studiato, non sapevo l'inglese, non suonavo uno strumento, quindi non avevo veramente niente su cui puntare. E pian pianino, con la disciplina, io dico sempre, lo spiego sempre anche ai miei figli, che al di là del talento che uno può avere o non avere, è veramente relativo quello. È l'attitudine, l'atteggiamento e la disciplina che fanno la differenza. Ci sono persone piene di talento che non riescono
ad arrivare a realizzare nulla, e persone con meno talento che ce la fanno. Questa è una frase che ci siamo sentiti dire tante volte, che merita l'applauso del pubblico internazionale. Sono quelle speech motivazionali, no? È l'atteggiamento, sì. Io devo dire, devo molto a mio padre, che mi ha insegnato appunto la cultura del lavoro, la disciplina, le cose. E poi non so se c'è stato un talento, però sicuramente c'è stata una grandissima determinazione, ecco. Tra le città c'è anche Berlino nella tua storia? C'è un po' di Berlino nella storia di Fabio Volo? Sì, no, boh. Perché nella canzone di Lucio Dalla dice: a Berlino ci sono stato con Bonetti, che è il mio vero cognome. No, Berlino no, sono andato da... Ok, cioè non è una città tra le tue... No, le mie città, diciamo, importanti sono ovviamente Brescia, che è quella dove, certo, da dove sono venuto, Milano sicuramente, e all'estero io, diciamo, frequento quando è New York, dove ho degli amici, ho una casa, mia seconda vita là. Dicevo Berlino perché hai scelto una canzone simbolo di Berlino, cioè quella di Paul Kalkbrenner. Ah, beh, sì, questo è un capolavoro. When the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Dance and shout then, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be coming back soon. Sera in Sei Guardi e Fabio Volo. Bello, questa è sempre bella, questa è quella da autostrada, diciamo. Sì, totalmente. Ma tu balli? Sei uno che balla? Allora, ballavo da ragazzino, okay. Cioè quando andavo in discoteca a Brescia, i miei amici si mettevano con la sigaretta, ai tempi si fumava ancora, con la sigaretta e il gin tonic in un angolo a guardare le ragazze. Io invece andavo in pista a ballare, mi sarebbe piaciuto. E oggi hai i tuoi momenti oggi qui. Ovviamente c'è un'età in cui dopo fai ridere quando balli, no? E quindi devi un po' tenerti, cioè fai sì con la testa. Però ti dico questa cosa . Te lo dico onestamente, ma anche un po' per prendermi in giro, quando sono stato adesso appunto a New York ad agosto, sono andato in questo locale bellissimo che è tipo questo, okay. Però è a Brooklyn e dall'altra parte vedi tutta Manhattan illuminata, un posto bellissimo, c'hanno una terrazza con la piscina, un posto pazzesco. C'era questo DJ che faceva tutto black music, okay. Stupenda, con tutti questi ragazzi bellissimi, col proprio, si dice, la coolness, no? Erano tutti cool, col cappellino, le cose. Noi eravamo quattro sfigati italiani, però ho detto: ma sai che c'è, non mi conosce nessuno. Ho bevuto due bicchieri, mi sono messo a ballare e una ragazza nera si è avvicinata e mi ha detto che per essere un italiano ballavo molto bene le anche e ballavo molto bene, quindi me la sono un po' menata. Certo, molto curioso di vedere. Se volete dopo, quando finiamo il programma, mi metto lì sopra come una cubista, vi faccio vedere. La cosa magica è che noi siamo in diretta la sera alle 9, tu sei in diretta la mattina alle 9 e facciamo due cose diverse, però poi alla fine c'è la musica, una cosa che ci unisce, che c'è la musica. Quanto è importante per te, secondo te, la musica oggi? Vado proprio, generalizzo tanto, cioè quanto è, per il tuo radio show, per quello che fai, per i tuoi film, per i tuoi libri, quanto è importante la musica? Ha il giusto valore la musica in Italia oggi? Secondo me la musica è fondamentale perché è un veicolo di emozioni, no? E in questo, diciamo, impoverimento dell'espressione emotiva delle persone, cioè non so come dire, nel senso,
amare una persona, stare con una persona, parlare con un genitore, cito molti genitori perché vedo qui intorno, insomma, l'età sono molto giovani, a volte non si hanno gli strumenti per esprimere un sentimento, no? E la musica fa parte di questo, yes, di questa grammatica, no? Che ti serve per, tu senti una canzone, senti un'emozione, magari non so, la fai ascoltare a qualcuno, dici delle cose alla tua fidanzata, gli fai sentire quella canzone perché in quel testo c'è quello che tu vorresti dire che non riesci a dire, o magari quindi, non sei credibile, quindi ha questo, diciamo, questa importanza oltre al sottofondo e al fatto che è sempre bello ascoltarla, di veicolare appunto delle emozioni. Ma poi la cosa meravigliosa della musica è che in un mondo dove ancora, nonostante tutto, lo vediamo in questi giorni, c'è i confini dei popoli, i confini dei paesi, uh-huh, la musica supera ogni forma di confine, quindi tu sei italiano e ti puoi ascoltare un musicista del Texas, certo, piuttosto che di Haiti, Nigeria, quindi certo, la musica non cade nell'ipocrisia del perimetro, ecco. Anche questo è da applausi, ladies and gentlemen. Ragazzi, sei un aforisma vivente, oh. È incredibile. Portatemi un altro bicchiere, ora arriva un altro bicchiere, arriva anche un altro disco che hai scelto, che è Try Me. Sarebbe bello spiegare perché l'hai scelto, ma con la voce di Kung Fu Panda. Perché forse loro non lo sanno. Maestro Shifu ha doppiato Kung Fu Panda, Fabio. Maestro Shifu, mi piace tanto questa canzone Try Me. Ecco, Try Me. To me, what would you say to have your way? Would you give up or try again if I hesitate to let you in? Now would you be yourself or play a role? Tell all the boys I'll keep it low. If I say no, would you turn away or play me off, or would you stay up? Oh, don't see, dust yourself off and try again. Don't succeed. You can dust it off and try again. To me, but I can't let it go so easily. Not till I see what this could be eternity or just a week. We know our chemistry is off the chain. It's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing, we'll see how it goes. What about the next day? I said you don't wanna throw it all away. You're bugging on the first day. What about the next day? Step two, step two, step two, step two.
Try again. Mi confermi che try again è proprio uno stile di vita che oggi va tantissimo. C'è questo fascino della rivincita, della rivincita, no? Del rifarlo. Bastardo. No, è la vero, rivincita. Sì. Che tipo di rivincita? Cioè, tipo, nella vita oggi si ama tanto la carriera di una persona quando ti dice non ce l'ho fatta in quel periodo, poi sono riuscito, perché ce l'ho fatta dopo. Ce l'ho fatta dopo, sono caduto, cioè anche un po' il mistero. Piace, perché piace la rivincita secondo te? Beh, insomma, la rivincita perché dal senso di giustizia, uno se l'è rischiata, ha perso, ti dispiace e poi quando ce la fa... Ok, avevamo Marrakesh che tra le sue skills ha il fatto che scrive benissimo perché annota tutto in un'unica nota del telefono, quindi non più note. Ah, ok. Tu hai un metodo di, diciamo, scrittura, ma anche di per fotografare frasi, le annoti da qualche parte? Sì, io ho una memoria di ferro, però. Io posso citare, posso quasi dire tutta la Divina Commedia a memoria. Siamo a questo livello. Fantastico. Sì. Praticamente è un disturbo. È un problema. È un disturbo, esatto. Patologia. Però, diciamo, in passato anche i bigliettini, i fazzolettini del bar, così. Adesso sì, ogni tanto nel telefono, però io faccio le note vocali. Non sto a te stesso? Faccio la nota vocale, dico lui potrebbe dire quando incontra lei. Che impazzirei. Possiamo metterne in onda una. Ma non credo, perché sono sempre sdraiato con la voce così. Vabbè, così. Nella vita di uno scrittore vero. Vediamo, magari mi ero anche appena masturbato. No, perché ti mandi l'audio di masturbi? Sì, è stato bellissimo. No, aspetta, non lo so. Devo tornare su questo sito. Aspetta. Fai il check. No, perché non le. Allora, fai il preascolto. No, perché si chiama, vede, tutto nuovo Nemo, cioè non gli metto il titolo. Vabbè, mandane uno a caso, random. No, perché tipo questo era un messaggio per mio figlio. No, questo è un altro messaggio alle tabelline di mio figlio. No, purtroppo ti memorizzi le tabelline? No, lui gliele memorizza. Ecco, qua, vedi. Qua, guarda. Vai, mi dice, ma sto mandando le mail di lavoro, capito? Facciamo Vasco Rossi, cagata, hai capito? Però insomma, fai viaggi in macchina in solitaria. Invece con sua sorella all'aeroporto, tutti, capito? Sembra una follia. Bellissimo. Cos'è che hai detto Vasco Rossi? Ascoltandoti, ogni tanto spunta un disco di Vasco nel volo del mattino. Sì, mi sono divertito. Cioè, con Vasco, mi sembra che ci sia una sintonia creativa tra voi due. Io, ovviamente, era il mio idolo prima che arrivassi a Milano. Poi, grazie a questo lavoro, ho avuto la fortuna di conoscerlo. Ho fatto anche delle serate, una volta a Los Angeles, una volta in un coffee shop ad Amsterdam con Vasco Rossi. Quindi, diciamo, io ho toccato delle punte della carriera altissime. Poi il resto mi interessa meno. Certo. I milioni di libri, così, no. Io comunque sono stato in un coffee shop con Vasco Rossi. Bellissimo. E io ho detto, qui da qui in avanti è tutto in più. Sono felice. Sì, ho sempre avuto una grande stima, perché Vasco Rossi soprattutto ai miei tempi era quello un po' ribelle rispetto a tutti gli altri che cantavano le canzoni Volemo Sebbene. Lui invece era quello che diceva Portatemi Dio, insomma, era molto ribelle, però profondo. Yes, e soprattutto tu ascoltavi la sua canzone e ti sentivi meno solo, no? Perché riusciva a prendere le tue debolezze e in qualche modo renderti eroe nella tua mancanza. È un po' quello che fai tu con la radio, con i libri. Sì, soprattutto con i libri. Il mio obiettivo è sempre quello di far leggere un libro pensando che uno legga la storia della mia vita e man mano legge si accorge che legge la storia della sua vita. Wow, ladies and gentlemen, Fabio Volo! Grazie ragazzi. Grazie Fabio, è stato un super piacere. Torno anche domani, so che voi non ci siete, ma io torno. Grazie mille a Nicky Passarella, Valerio Dovatti, a tutta la gang di Terrazza Martini. Grazie. A domani. Ciao, grazie. Ciao. Come si fa? Come si fa? Rumore in tutta la stanza. Chiamiamo Juan. Con Radio DJ ci fa volare via. E ci fa impazzire.